Ciao a tutti, sono Benedettina Puddu. Questa sera ci saranno parecchi ospiti a cena. Ho deciso di preparare la pizza per saziare quei morti di fame, lol. Ne approfitterò per mostrarvi come prepararne una, deliziosa. Non riesco a vedere dove si è cacciato quell'incapace del mio assistente, dov'è, coccodè coccodè. Non c'è nemmeno qui sotto. Lurido assistente incapace, vabbè, preparerò tutto da sola. Quanto è bello impastare. Stendiamo la pasta per bene, che belle le mie zampette. XD, aggiungiamo la salsa e per finire, mettiamo la mozzarella. Cucù. Guarda, è tornato l'incapace, adesso vi spiegherà bene come procedere per creare una pizza perfetta. Ingredienti. 500 g di farina di grano duro, 500 g di farina 00, un panetto da 25 g di lievito, un cucchiaio raso di sale, acqua quanto basta. LOL. Invece, per il condimento, ci servono della mozzarella e della salsa di pomodoro, slurp, miam. Cominciamo. Mettiamo i due tipi di farina in un piano, possibilmente pulito. Con le vostre manine, praticate un cratere al centro del cumulo di farina. Posizionate il cubetto di lievito al centro della voragine. Bussettete. Sbriciolate il lievito e cominciate ad aggiungere pian pianino dell'acqua. Impastate incorporando il liquido. Sei così bravo a impastare che se solo avessi la bocca, ti darei un kiss. Adesso, potete aggiungere il sale precedentemente sciolto in un po' d'acqua. Lavorate a lungo la vostra cara pastuccia finché non otterrete la giusta consistenza, né troppo dura, né troppo molle. Ma va! Ponete il vostro impasto pizzoso in un recipiente spolverato di farina e coprite la vostra specialità italiana con un panno. Mettiamo il nostro simpatico recipiente al calduccio e aspettiamo che l'impasto lieviti per almeno 2 ore. Aperollo time. Dopo un paio d'ore, la nostra pasta avrà raddoppiato il suo volume. Dividete la pasta in panetti da 200 g circa e cominciate a mattarellarla forsennatamente, spolverando ogni tanto un po' di farina. Cercate di mantenere una forma rotonda, aiutandovi in questo modo con le mani. Quando avrete ottenuto lo spessore che preferite, usuratevi le dita, picchiettandole contro la povera pizza. Ora dobbiamo condirla. Versate la salsa sopra la vostra amica, senza badare a spese. E con un cucchiaio stendetela, lasciando il bordo scondito. Sparateci sopra tanta buona mozzarella e concludete la procedura di condimento con un giro d'olio. Siamo pronti a infornare la nostra amichetta. Se non avete un forno a legna, potete usare tranquillamente un forno elettrico a 180 gradi. Ecco la nostra fonte di gioia, è pronta. Vieni dalla mamma. Ecco qui la nostra bella pizza coccolosa. Assistente, taglia e portacela. Buono, che bontà. Gnam. Dai raga, finitela che poi andiamo tutti in disco. Boom boom pad. Ci vediamo alla prossima ricetta, mi raccomando iscrivetevi e commentate. Coccodè coccodè coccodè.